Paul Éluard. Ecco, Paul Éluard, che aveva un altro nome, ma non interessa ricordarlo così, nasce a Paris Saint-Denis nel 1895 da una famiglia piccolo borghese, non ricca. Ha i suoi primi contatti con la poesia in un sanatorio svizzero, dove è costretto a ricoverarsi appunto per i problemi di salute. Scelse questo nome d'arte, il nome di Paul Éluard, a 21 anni, nel 1917. Questo nome fu ereditato dalla sua nonna, Félicie, che appunto la ispirò. Éluard aveva frequentato la scuola comunale di Saint-Denis, quella di Aulnay-sous-Bois. Entrò poi come borsista, cioè con una borsa di studio, al liceo Colbert, perché, come abbiamo spiegato, i suoi non è che fossero, navigassero, diciamo, nell'oro o avessero possibilità di finanziare un figlio liceale, però lui vinse una borsa di studio. Ottenne il diploma, si dice brevet in francese, brevet scritto, nel 1912. In luglio partì per riposarsi. La sua salute, infatti, appariva già cagionevole. Era malato di tubercolosi. Rimase ricoverato fino al febbraio del 1914. Lì incontrò una giovane russa della sua età, in esilio, Elena Diakonova, che soprannomina Gaia, e poi, divenuto maggiorenne il 14 dicembre del 1916, la sposa il 21 gennaio del 1916. Ecco, Paul Éluard viaggiò, nel senso che, qui lo vediamo ritratto a 17 anni nel 12, nel senso che andò a Marsiglia e da lì partì per un viaggio intorno al mondo. E poi era un intellettuale engagé. E qui lo vedete proprio in una fotografia a 25 anni nel 1920, ammalato, quando si è ritirato in Svizzera, insieme appunto con la moglie, perché avevano detto che era sposato con Gala, così la chiamava. Vediamo il ritratto di Paul Éluard alla fine degli anni 20, a più di 30 anni. Che cosa fece in questi anni, no? Per esempio, nel 1925 appoggiò la rivolta dei marocchini e nel gennaio del 1927 aderì al Partito Comunista Francese. Quindi era dalla parte dei popoli oppressi, dei popoli del terzo mondo, dei popoli emarginati, dalla parte degli ultimi. E per questo motivo aveva aderito anche al Partito Comunista Francese. Appoggiò quindi un'idea di grande uguaglianza sociale. Nel 1928 tornò in sanatorio con Gala, dove trascorsero insieme l'inverno. Ma Gala incontrò Salvador Dalí e lasciò il poeta Paul Éluard, suo marito, per il pittore. Poco dopo, però, Éluard conobbe Maria Benz, un'artista di musical franco-tedesca, soprannominata Nush, e la sposò nel 1934. Arriviamo adesso a parlare di cosa avvenne negli anni 30 in Spagna. Lo sappiamo benissimo, in Spagna ci fu la guerra civile dal 36 al 39. Appena Paul Éluard venne a conoscenza di questa rivolta, dei franchisti contro la Repubblica, insomma, democraticamente eletta in Spagna, si ribellò violentemente, decise di partire. Assolutamente, lui parteggia per la Repubblica e per diciamo, i socialisti, e decide proprio di andare in Spagna a combattere anche lui. Avete in mente Pablo Picasso? Bene, lo incontra, lo conosce, diventano grandissimi amici. Del resto, avevano anche un modo di pensare molto, molto simile, quindi un'ideologia essenzialmente comunista. Così come il bombardamento di Guernica aveva ispirato Pablo Picasso dal punto di vista delle arti figurative, così ispirò Paul Éluard a scrivere un poema, il poema Vittoria di Guernica. Durante quegli anni terribili per la Spagna, Éluard e Picasso sono diventati amici inseparabili. Dopodiché ritornò in Francia, e in Francia lo sappiamo benissimo cosa avvenne nel 40. La Francia fu occupata dai tedeschi. Anche in quel caso Paul Éluard espresse
il suo disprezzo per questi avvenimenti e la sua voglia di resistere, di combattere anche in quel caso. Nel 1944 scrisse la poesia probabilmente più famosa sua, la poesia Libertà, che aveva, era ispirata sicuramente alla donna, come spesso, adesso lo vedremo, le poesie di Paul Éluard sono ispirate alle donne, all'amore, ci credeva tantissimo queste cose, ma era anche un poeta engagé, cioè quindi impegnato, no? E soprattutto poi in quegli anni del secondo conflitto mondiale. Paul Éluard morì poi nel 1955. Prima di leggere questa poesia, L'Amoureuse, dobbiamo spiegare appunto quali sono le caratteristiche del suo stile. Allora, voi dovete sapere che Paul Éluard ha avuto una formazione surrealista. Aveva abbracciato le teorie del surrealismo, aveva frequentato i poeti dadaisti, aveva anche appoggiato la pratica della scrittura automatica. Cioè, lo scrittore doveva essere in grado di mettere sulla carta immediatamente quello che letteralmente passava per il cervello, senza, come dire, formalizzarlo, strutturarlo in maniera logica, ma cercando di mantenere questo flusso, diciamo, di pensieri, di emozioni, di impressioni. Un conto comunque è la teoria, un altro è la pratica. Una volta presa la penna in mano, lascia sempre un margine di comprensibilità per il lettore. Scrive, infatti, poesie d'amore essenzialmente simboliste, con queste caratteristiche tecniche. Mescola a quest'idea dell'amore altre idee, ideali in cui credeva profondamente. L'ideale della pace, l'ideale della fratellanza, l'ideale della giustizia e dell'uguaglianza. Alcune sue poesie, come dicevamo, la poesia Libertà, sono poesie impegnate. Utilizza moltissimo la figura retorica dell'anafora. Poeticalmente parlando, il surrealismo di Éluard si traduce quindi nelle forme della poesia simbolista. Andiamo a leggere quindi tre poesie con questo criterio, con questo metodo. Io farò vedere nelle slide il testo originale francese delle poesie. Poi, per non rovinarle, non leggerò in francese, ma leggerò direttamente le poesie in traduzione italiana. Tanto per incominciare, abbiamo detto che una delle tematiche più importanti delle poesie di Paul Éluard è quella dell'amore. E così leggiamo subito una poesia che si intitola L'Amoureuse, quindi l'amante, che è una sorta di messaggio di amore che supera gli egoismi, le ingiustizie e le guerre. E leggiamola quindi in italiano. È in piedi sulle mie palpebre e i suoi capelli sono nei miei. Ha la forma delle mie mani, elle a la forme de mes mains. Lei è il colore dei miei occhi. Si avvolge nella mia ombra come una pietra contro il cielo. Ha sempre gli occhi aperti e non mi fa dormire. I suoi sogni in piena luce fa evaporare i soli. Fammi ridere, piangere e ridere. Parla senza avere niente da dire. Ecco, dicevamo quindi l'ispirazione, ovviamente quella dell'amore. Lei, metaforicamente parlando, è in piedi sulle mie palpebre, quindi è sempre davanti ai miei occhi. I suoi capelli sono tra i miei, sono nei miei, ha la forma delle mie mani, il colore dei miei occhi. Si avvolge nella mia ombra come una pietra contro il cielo. In buona sostanza, questa prima strofa, la poesia, come vedete, è costituita da due strofe, due sestine, ecco, di sei versi, liberamente rimati fra di loro, non c'è nessuna regola, ecco, per quanto riguarda le rime, le strofe nella poesia di Paul Éluard, ma qui rappresenta proprio la compenetrazione della persona, quindi del poeta, con l'amante. Quindi sono un tutt'uno e non si possono neanche distinguere l'uno dall'altra. Ha sempre gli occhi aperti e non mi fa dormire. I suoi sogni in piena luce fanno evaporare i soli. Fanno evaporare i soli, le soleil. Fammi ridere, piangere, ridere. Parla senza avere niente da dire.
Ecco, quindi come vediamo come il poeta in questa poesia si lascia totalmente trasportare da questa esperienza di grande gioia, per questa compenetrazione, per questa sintonia profonda, sintonia amorosa con l'amante, appunto, con l'amoureuse. Sono belle, sì, esatto, Barbara, le poesie di Paul Éluard, sono state per decenni, appunto, noi ce le ricordiamo, io sono piuttosto anzianotto, no? Ai miei tempi era un poeta sicuramente molto molto letto, molto conosciuto. Andiamo adesso a leggere un'altra poesia. I tuoi capelli d'arancia. Questa poesia, ma credo anche quella precedente, fanno parte della raccolta Capital de la Douleur, Capitale del dolore, del 1926. Che cosa ha di surrealistico questa poesia? Alcune immagini che sono slegate, appunto, dicevamo, da un discorso pienamente logico e comunicativo. Quindi l'interesse principale di Éluard non è quello di farsi comprendere, di essere chiaro, di essere logico, comprensibile, assolutamente no. Éluard deriva dal simbolismo il gusto armonico della composizione. E poi, appunto, diciamo, tutti questi simboli, tutte queste immagini. In questo testo, I tuoi capelli d'arancia, esprime il desiderio e il lamento per la momentanea mancanza dell'amata. I vetri sono probabilmente vetri reali del luogo in cui gli amanti si sono trovati e che ora conservano il riflesso di lei. Ta chevelure d'orange, dans la vie du monde. Dicevamo, i tuoi capelli d'arancia, i tuoi capelli d'arancia, nel vuoto del mondo, dans la vie de vitre, lourd de silence, nel vuoto dei vetri, grevi di silenzi, et d'ombre où me mène, nous cherchons tout reflet. D'ombra ove con nude mani cerco ogni tuo riflesso. Ecco. I capelli d'arancia. Quindi si tratta probabilmente di una donna con i capelli rossi. La metafora dell'arancia, però, è inusuale riguardo ad una donna, riguardo al colore dei capelli di una donna. I vetri sono gravi, pesanti, lourd, di silenzio. Un luogo con dei vetri, probabilmente quello da cui il poeta sta cercando inutilmente di vedere questa donna. Invece è lontana, non c'è. La forme de ton corps est chimérique. La forma del tuo cuore è chimerica. Et ton amour ressemble à mon désir perdu. Il tuo amore somiglia al mio desiderio perduto. O sospiri d'ombra, sogni, sguardi. La seconda strofa sembra essere una strofa un po' più tradizionale. Ci sono meno riferimenti strani, come abbiamo visto prima, per esempio, i capelli d'arancia, i vetri pesanti di silenzio, metafore che diventano anche procedimenti analogici, quindi tipici della poesia appunto simbolista e del Novecento. Adesso invece abbiamo una seconda strofa, dicevamo, un po' più tradizionale. La forma del tuo cuore è quella di una chimera, quindi di un sogno, di una visione, insomma, molto desiderata, il tuo amore assomiglia al mio desiderio perduto, o sospiri di ambra, sogni e sguardi. Proviamo a leggere adesso la terza strofa. Ma non sempre sei stata con me, tu. La memoria m'è oscurata ancora d'averti vista giungere e sparire. A parole il tempo, come l'amore. L'ultimo verso è una specie di glossa per spiegare ciò che si è detto prima. L'amore fa soffrire, la donna è lontana, eppure l'amore può essere consolato con le parole. A parole il tempo, come l'amore. Anche l'amore ha le sue parole che leniscono quindi le ferite dovute ad esempio alla mancanza, alla lontananza. Certamente questo testo, soprattutto nella prima e nell'ultima strofa, allude più che dire esplicitamente, chiarire, insomma. C'è volutamente l'oscillazione tra il conscio e l'inconscio di un poeta surrealista.
Le sensazioni non chiarite affiorano alternandosi a pensieri un po' più regolari, un po' più chiari. Si tratta comunque di un testo surrealista anomalo, perché appunto ha un certo grado di leggibilità dato, come vi dicevo, soprattutto dalla seconda strofa, dove si esplica tutto il desiderio d'amore che strugge il poeta. E poi alla fine, no, con queste parole d'amore che potrebbero forse consolarlo, il tempo lenisce anche, perché il tempo passa e il dolore quasi insopportabile dell'improvvisa mancanza e lontananza con il tempo si affievolisce. Concludiamo il nostro incontro leggendo la poesia Liberté, Libertà del 1942, una poesia che è un inno alla libertà, che insita nell'uomo fin dalla sua nascita, fin dalla sua infanzia. Ecco qui, tra l'altro, vedete le illustrazioni originali della poesia La Libertà. C'è anche questo un certo Fernand Lager, o Lager, non so se è un francese o un tedesco, che ha fatto proprio le illustrazioni originali della poesia La Liberté nella raccolta, era all'interno della poesia, della raccolta Poesia e Verità. E quindi ci sono varie illustrazioni, le potete vedere qua. Ci può servire questa slide per introdurre questa poesia. L'inno alla libertà, dicevamo, che è tanto più impellente in quel momento in cui la libertà è soffocata in Francia. Infatti nel 1942 la Francia era occupata dai tedeschi per la metà, possiamo dire, settentrionale, centro settentrionale, e per l'altra metà centro meridionale c'è un governo collaborazionista, il governo di Pétain. Da una parte e dall'altra non c'è libertà, e quindi c'è un grido. Questo grido testimonia ancora di più il desiderio che ci sia questa libertà. Il gioco delle assonanze e delle allitterazioni permette una certa memorizzazione, una poesia un po' più semplice rispetto a quella dei capelli d'arancia che abbiamo appena letto. Perché questa poesia doveva incoraggiare la resistenza all'occupazione, per non perdere la speranza della vittoria e per sostenere la lotta della resistenza francese. Il surrealismo, il punto estremo del simbolismo, integrato con le scoperte di Freud sull'importanza del sogno, qui ispira una poesia tutta fatta di anafore, di ripetizioni, di immagini, che possono essere immagini in esterna, immagini quotidiane, immagini quindi di interni. Ecco, degli alunni, insomma, di una scuola della Bretagna francese, in Francia ovviamente Loire si legge molto di più che in Italia, hanno realizzato una specie di PowerPoint, di presentazione, scegliendo solo ed esclusivamente cartoline e fotografie della loro regione, quindi della Bretagna francese, per fare da sfondo alle varie strofe di questa poesia. Tutte strofe fatte di quattro versi, quattro versi, quattro versi, quattro versi, quattro versi, tantissime immagini, un'anafora ricorrente. Non ci sono comunque rime, almeno non ci sono le rime tradizionali, possono esserci, ma sono del tutto occasionali. Paul Éluard, poeta impegnato, era deciso infatti a superare gli schemi accademici. E lo fa ancora di più con questa poesia, che invece magari qualche critico ha definito troppo semplice, troppo banale. Eppure è stata una poesia, ve lo ripeto, ve l'ho già detto anche prima, molto conosciuta, molto apprezzata, durante la guerra, ma non solo, anche nel dopoguerra. È una poesia che esprime questo sogno, questo anelito alla libertà per la quale si lottava in quegli anni, cupi della storia dell'Europa. Sui quaderni di scolaro, sui miei banchi e gli alberi, sulla sabbia, sulla neve, scrivo il tuo nome. Su ogni pagina che ho letto, su ogni pagina che è bianca, sasso, sangue, carta o cenere, scrivo il tuo nome. Sulle immagini dorate, sulle armi dei guerrieri, sulla corona dei re, scrivo il tuo nome. Sulla giungla e il deserto, sui nidi e le ginestre, sull'eco dell'infanzia scrivo il tuo nome. Sui miracoli notturni,
sul pane bianco dei miei giorni, le stagioni fidanzate, scrivo il tuo nome. Su tutti i miei lembi d'azzurro, sullo stagno sole sfatto e sul lago luna viva scrivo il tuo nome. Sulle piane e l'orizzonte, sulle ali degli uccelli e il mulino delle ombre scrivo il tuo nome. Su ogni alito d'aurora, sulle onde, sulle barche, sulla montagna demente scrivo il tuo nome. Sulla schiuma delle nuvole, sui sudori d'uragano, sulla pioggia spessa e smorta scrivo il tuo nome. Sulle forme scintillanti, le campane dei colori, sulla verità fisica scrivo il tuo nome. Sui sentieri risvegliati, sulle strade dispiegate, sulle piazze che dilagano scrivo il tuo nome. Sul lume che si accende, sul lume che si spegne, sulle mie case raccolte scrivo il tuo nome. Sopra il frutto schiuso in due dello specchio e della stanza, sul mio letto guscio vuoto scrivo il tuo nome. Sul mio cane ghiotto e tenero, sulle sue orecchie dritte, sulla sua zampa maldestra scrivo il tuo nome. Sul decollo della soglia, sugli oggetti familiari, sulla santa onda del fuoco scrivo il tuo nome. Su ogni carne consentita, sulla fronte dei miei amici, su ogni mano che si tende scrivo il tuo nome. Sopra i vetri di stupore, sulle labbra attente, tanto più su del silenzio scrivo il tuo nome. Sui miei rifugi infranti, sui miei fari crollati, sulle mura del mio tedio scrivo il tuo nome. Sull'assenza che non chiede, sulla nuda solitudine, sui gradini della morte scrivo il tuo nome. Sul vigore ritornato, sul pericolo svanito, sull'immemore speranza scrivo il tuo nome. Io sono nato. Je suis né pour te connaître, per conoscerti, pour te nommer, per chiamarti, per nominarti libertà. Questa frase, tra l'altro, ecco, si trova anche probabilmente laddove ha vissuto, nella casa insomma di Paul Éluard, viene riportata proprio questa conclusione della poesia. Je suis né, io sono nato, pour te connaître, per conoscerti, pour te nommer, per chiamarti libertà.